E alla fine l'Inter raggiunge il secondo posto, non va oltre lo 0-0 contro la Real Sociedad di Alguacil, due pari su due, ma a contare la differenza reti migliore della Real Sociedad e che la porta al primo posto in questo girone, in cui tra l'altro terzo arriva il Benfica, che riesce a incredibilmente arrivare terzo, perché in realtà prima di oggi era ultimissimo e aveva pochissime possibilità, però il Salisburgo oggi si è suicidato praticamente, e quindi Benfica che va così in Europa League. Oggi un Inter sotto ritmo, anche per bravura della Real Sociedad, tutto sommato il pareggio è giusto. Sì, Inter che a sprazzi ha creato qualcosa in più, però assolutamente giusto il pareggio. Inter che ha proposto Sommer tra i pali, qualche cambio rispetto, diciamo, all'11 fisso, anche per, diciamo, necessità, qualche infortunio. Darmian comunque in porta, Acerbi, sì, Darmian in porta, Sommer in porta, Darmian, Acerbi e Carlos Augusto in difesa, Cuadrado e Di Marco sulle fasce con Frattesi, Calhanoglu e Mkhitaryan a centrocampo, davanti Thuram e Sanchez. Una partita complicata, perché la Real Sociedad propone questo pressing molto, molto alto, un baricentro molto alto conseguentemente, e un Inter che per eludere il pressing cerca diciamo il palleggio dal basso, e spesso Thuram spala la porta. E devo dire che lo ha trovato spesso bene. Thuram nel primo tempo ha fatto bene girandosi spesso e riuscendo comunque a far distendere poi la squadra. Certo è che la Real Sociedad, nel momento in cui poi va a recuperare palla in quelle zone di campo, perché pressando così alto, quando recuperi palla la recuperi in zone di campo pericolosissime, e lì l'Inter, diciamo, ha rischiato qualcosina, però diciamo che tendenzialmente è stata più la Real Sociedad a comandare il gioco, quindi ha avuto più il pallino del gioco. Nel primo tempo ha avuto anche delle percentuali di possesso palla elevatissime. Inter che è stata molto corta, ha chiuso le linee di passaggio centralmente, e comunque devo dire ha concesso poco. I ritmi sono stati per 30 minuti abbondanti abbastanza bassi, con l'Inter che piano piano è riuscita sempre più a trovare delle ripartenze, due nella fase centrale, poi negli ultimi 15 minuti con un, diciamo, prevedibile calo degli spagnoli in termini di intensità, in termini di pressioni e anche di qualità nelle giocate. L'Inter è riuscita a recuperare molti più palloni e nelle transizioni a ribaltare l'azione e a distendersi con regolarità, però non sono arrivate poi le occasioni e non si è avuta concretezza, diciamo, negli ultimi 20-25 metri. Quindi partita abbastanza bloccata, un Inter che comunque ha accompagnato anche con tanti uomini, in principio ci sono, è mancato un po' anche di qualità. Se vogliamo. Nel secondo tempo l'Inter parte con una pressione abbastanza importante. Nel primo tempo non c'era grossa pressione sul portatore, nel secondo tempo un pochino di più. Ha provato anche più spesso l'anticipo con i centrali quando loro hanno verticalizzato, perché la Real Sociedad devo dire che ha giocato molto in orizzontale, però verticalizzazioni anche con dei lanci alle spalle della difesa le ha proposte poco, anche per caratteristiche dei giocatori che ha in campo. L'ho fatto magari un pochino più nel secondo tempo, e l'Inter è riuscita ad anticipare con i propri difensori, a recuperare più palloni e a gestire maggiormente la palla, però la partita è sempre stata abbastanza in equilibrio, con un Inter che ha avuto 5-10 minuti diciamo buoni grazie anche ai cambi, un cross di Di Marco importante, però poi nel finale, tra le varie sostituzioni, la Real Sociedad che ha commesso sistematicamente fallo con gli attaccanti per spezzettare il gioco, alla fine diciamo che non ci sono state grosse occasioni, se non una poi per Lautaro al 95esimo, conclusione che però finisce alta. Sì, da registrare anche il rigore che era stato concesso per fallo su Kubo, ma assolutamente quello è un abbaglio dell'arbitro, che però, diciamo, a velocità normale ci può anche stare. Poi dalle immagini, o meglio dai replay, era chiaro ed evidente che non fosse mai calcio di rigore. Comunque Inter che
alla fine non riesce a sbloccare questa partita. E tutto sommato, ripeto, il pareggio è abbastanza corretto, anche se l'Inter non ha rischiato granché, però ha proposto anche in termini di occasioni poco a conti fatti. Tiri 9 a 5, tiri in porta 2 a 2, possesso palla 38 a 62, occasioni pericolose 1 a 0. Bene Darmian che fa sempre un buon lavoro in fase di copertura, nelle diagonali, molto attento, e molto bene anche Thuram che fino a che è rimasto in campo ha fatto un ottimo lavoro spalla a porta nel lavorare con la squadra, nel far distendere i compagni, bene. Male Sanchez poteva secondo me fare di più, si è visto molto poco nel primo tempo e non mi ha particolarmente convinto quest'oggi. Detto questo, quindi Inter seconda e vedremo un po' nei sorteggi di lunedì chi toccherà. Oggi comunque ci sono state anche le, diciamo, prime qualificate, anche se qualcuna di queste era già abbastanza nota, vi ricordo così per cronaca: Bayern primo nel girone A col Copenaghen secondo, nel girone B Arsenal primo e PSV secondo, nel girone C Real Madrid primo e Napoli secondo. Quindi per ora l'Inter può beccare Real, Arsenal o Bayern, che già sono avversarie toste. Poi negli altri gironi dovrebbe esserci l'Atletico, c'è il Dortmund, il City e il Barça, quindi tutte squadre fortissime. Comunque, poi ne parleremo. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.